Dunque, dobbiamo sistemare la squadra. Aegis, com'è messa? Livello 27, ok, non è lontana molto da tutti gli altri. Utilizza gli attacchi da perforazione. La sua teurgia è la modalità furia, che aumenta i suoi danni e le difese. E questa è la sua persona. Carina, tra l'altro. Non mi ricordo come si chiama la sua evoluzione. Forse è Atena? No, non mi ricordo. Però l'abbiamo usata. L'abbiamo usata. In persona 5. Guardiamole un attimo l'equipaggiamento. Ok, immagino che possiamo comprarle delle nuove armi. Però possiamo prendergli i vestiti solo per lei. Ok. Scarpe e armatura. Dobbiamo prendere solo roba per lei. Ma sai che quasi qua... Giusto per... Dettiamogli la Shujin, dai. Giusto per farla variare un pochino. Ma che carina. C'era un equipaggiamento che volevo cambiare in realtà. Ed era quello di Junpei. Visto che non gli stava male lo stile estivo a lui. Quindi per questo giro farei Akiko, che può anche curarci, Junpei e Aegis. Ci facciamo un giretto per i piani inferiori. Dai piani inferiori iniziamo a prendere le carte come al solito e poi risaliamo. Divinazione della rarità, cosa sono quei pugni? Affronterò un avversario ricoperto d'oro. Spero di poterti essere utile. Ma di sicuro, tesoro, fa vedere quei pugni. No, dai, va bene. Tutto mi sarei aspettato, ma non questo. Ah, però una cosa non l'ho vista, aspetta un attimo. Aegis, come ricarica la sua teurgia? Dopo aver usato abilità fisiche. D'accordo, va bene. Ma per abilità fisiche intende anche l'attacco base? Cioè anche un attacco corpo a corpo equivale come abilità? Eccolo qua, la prima ombra dorata. Presa. Scopriamolo subito. Proviamo. Bellissimo, bellissima l'animazione. E allora puoi morire. Ok, però non è aumentata, quindi deve proprio usare l'abilità. L'abilità proprio della sua persona. E subito, immediatamente. Livello di una persona. Ok, scopriamo se è una roba. Guarda, neanche a farla apposta volevo proprio vederla. Se è una roba effettiva o se è solo temporanea. No, invece quando trovi questa carta, quindi un giro a Tartaro, puoi aumentare di un livello la persona. Ottimo. Bom, perfetto. E ora si inizia a cercare tutte quante le varie carte. E visto che in realtà abbiamo fatto fuori un sacco di arcani maggiori, in teoria avevo ragione. Dobbiamo scegliere quale di queste carte noi vogliamo usare. Perché per adesso abbiamo 5 blocchi vuoti. Però il gioco ovviamente ne ha di più. Quindi se prendiamo altre carte, alcune lasceremo giù. In questo caso io vorrei mantenere il matto, che ci dà più punti esperienza. Perfetto, ho già ottenuto tutte le carte migliori che potevo volere. Quindi l'ultima carta mi frega relativamente poco. Il matto, che ci aumenta la quantità di punti esperienza. Abbiamo ottenuto gli amanti, che ci aumenta la quantità di punti esperienza che otteniamo dalle fusioni all'interno del Tartaro. E abbiamo ottenuto la papessa, che ci aumenta la quantità di danni che facciamo con gli assalti qui nel Tartaro. Perfetto, meglio di così non ci poteva uscire ora come ora. L'ultima carta può essere quello che vogliamo. Sai cosa non mi sorprenderebbe? Se la carta del diavolo, quando la troveremo, quando la sbloccheremo, ci aumenterà la quantità di soldi che otteniamo. Ok, l'ultima carta che otteniamo è quella del mago, la più inutile che poteva uscirci. Però guarda, va bene così. Tra l'altro l'Amrita Soda non mi ricordo cosa fa, ma dovrebbe essere anche buona, sai? Cura tutte le alterazioni. Perfetto. Perfetto. Al prossimo teletrasporto si va di sopra. Teletrasporto trovato. Andiamo all'ultimo piano. L'area finisce qui, c'è un vicolo cieco. Dovreste riuscire a proseguire, però potete controllare. Ma certo. Ed eccotele qua, le due scale. Brum, che adesso si aprono. E speriamo che cambiamo zona. Siamo già due volte nella stessa zona. Speriamo che cambia nome adesso. Sembra che le scosse abbiano smesso. State tutti bene? Il percorso verso la scala si è aperto. Ora puoi avanzare. Non sappiamo cosa ci attenda più avanti, quindi fai attenzione. Servirà una quantità enorme di energia per muovere una struttura così grande, anche se le leggi fisiche potrebbero non applicarsi qui. Hai ragione. Quindi Aegis, benvenuta a Yabahasha. Mi ricorda tanto il laboratorio di Persona 5 Strikers. Un po' anche il laboratorio di Naoto. Le ombre sono al nostro livello perché non scappano. E iniziano ad apparire statue nuove, che vogliono probabilmente dire che sono resistenti all'attacco fisico. Ma in ogni caso, noi proviamo lo stesso, vero? Guarda, lo sapevo. Guarda se lo sapevo. Ci ho anche sperato che una statua la tiravi giù a pugni. Bravissimo Akiko. Bravo, bravo, bravo. Le intuizioni. Mana arcana, che cosa otteniamo?
i tuoi HP e più punti esperienza di quinto livello. Quanto guadagneremo da due statue? 500? 600, ottimo. Quindi senza appunto il potenziamento avremmo preso 500. Non male, dai. Diviso 4 sono quasi 100 e passa punti a testa. Un po' come fusionaria come zona questa, eh? Ah, è debole ai pugni, facile. Madonna mia, ma questa è la zona perfetta per Akiko allora. Madonna. Questa prima parte Akiko fa il culo a tutti. E non sprechiamo neanche un giro di attacco di SP. Bravissimo Akiko. Mi chiedo se avanzando però ci ricaricano anche gli SP, madonna. Persona 4 era perfetto in questo. Salendo di livello con le carte, appunto delle coppe, prendevi anche gli SP. Pochissimo all'inizio, però era proprio quel poco che ti bastava per sopravvivere. Per esempio io il primissimo dungeon l'ho fatto così. Sono rimasto una, due ore, non mi ricordo quanto, a livellare appunto nel primo dungeon, perché non sono riuscito a battere il boss. E allora cosa facevo? Siccome non avevo strumenti e non volevo uscire per perdere la giornata, continuavo a cercare di prendere la mano arcana in modo tale da poter ricaricare, anche se di pochissimo, i miei SP. Ok, tu dovresti essere debole all'elettricità, se non ricordo male. Però cavolo, aspetta, fa attacchi di ghiaccio, potrebbe essere il fuoco. Vabbè, tentiamoli tutti e due. Aghilao! No, non credo, non ha fatto... Infatti. Proviamo allora il fulmine. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, maledizione. Però prende pochi danni. È molto resistente. Spero che l'assalto lo ammazzi. No, è sopravvissuto e c'ha ancora un sacco di vita. Madonna mia. Allora, facciamo una cosa. Resiste ai colpi e probabilmente resiste anche agli spari. Però proviamo. Ed è la sua prima volta che la vediamo in azione. Bellissima la musica con lei vestita da Persona 5 comunque. Tutto sta incredibile euforia e poi lo manca. Che palle. Che palle. Dai, ci sta facendo il culo sto stronzo. Ci sta ammazzando. Qualcuno ci salvi. Basta. Ma che palle, vabbè che siamo resistenti, però che cazzo. Basta un po'. Beccati sto fulmine, stronzo. Bello resistentino questo, certo. Era una delle ombre forti, ci sta che ci abbia messo in difficoltà, però cavolo. Dobbiamo coprirci meglio sulle nostre debolezze, noi almeno. Poi i nostri compagni, per quanto mi dispiace, comunque sono sacrificabili, perché se muoiono loro è un conto, se moriamo noi è un altro. Dobbiamo fare molta attenzione in questo caso. Dovremmo essere riusciti a ucciderlo. Perfetto. Vediamo che cosa ci dà. Un bel po' di roba e anche questo. Dai, andiamo di esperienza. Vediamo quanto prendiamo con un 6. Vediamo. Beh, è stata una gran bella scelta. È stata una bella scelta. Ammetto che l'unico che ha un po' di difficoltà con la teurgia ad aumentare è purtroppo Junpei, ma per il semplice fatto che i critici non si possono controllare. Mentre altre cose come l'aumento delle statistiche, fare attacchi fisici, cambiare le persone come nel nostro caso, è facile. Ma è una specie di macchina, chissà da come è alimentata. Sembrava che parlasse quasi di Aegis. Ombra rara? Perfetto. Piani nuovi e piani più alti vuol dire ombre d'oro che ci danno più punti. Ok, gli attacchi oscuri, eh. Perfetto. Bisogna sempre controllarli i nemici, eh. Si sa mai che la scopri subito senza neanche guardare Fuka le debolezze. Che poi uno le usa anche le abilità di Fuka se non usi questo. Magaru no, punti esperienza assolutamente. Zone nuove con nemici di alto livello sono già un bel po' di punti in più. La zona è nostra, Wendede, qualcuno l'aveva scoperta? Preferirei di no, ti chiedo scusa ma c'è l'ombra d'oro, vuol dire che ti becchi un bel po' di punti, se non ci sei, vediamo, forziere da uno che cosa ci darà, oggetto curativo, anche se siamo più in alto. Incenso del potere, orca troia. È apparsa la porta, quella che ci ha detto Elizabeth. Penso che qualcosa di nuovo sia apparso in questo piano. Nulla di enorme, ma vi avviserò quando sarete vicini. Ma il trigger era aprire il forziere o è stato un caso? Comunque tu ferma lì. Presa!
Devo cambiare le musiche, tra l'altro, eh. Oggi siamo più vicini alla luna nuova o alla luna piena? Credo alla luna piena, siamo più di là che di qua. Proviamo. Quanto lo sapevo! Dio mio, quanto lo sapevo! Ma dai, porca di quella puttana, anche tu, Akiko, però. Dai, almeno tu, Junpei, che cacchio. Cioè, io capisco tutto, però. Che cacchio. Diamo il cambio. Che così abbiamo già le statistiche aumentate. Però, cazzo, cerca di colpirla, per favore. 219, dai, non è terribile. Non è terribile, bravo. Proviamo con gli spari. Che palle, basta mancarli. Basta. Quanto è una rottura di palle sto nemico ogni volta. Mano suprema, tra l'altro, si chiama. Proviamo a colpirlo con più colpi. Le mani d'oro sono davvero uno schifo di nemico. Dio mio, se mi stanno sulle palle che continuano a evitare i colpi. Guardalo. Non me ne frega, guarda, pur di non farla scappare. Pur di non farla scappare, la atterro così. Che vergogna. Oh, e dai. Don't sleep through dream. Mano Arcanan. Ci prendiamo punti esperienza. Magari, ma anche no. Beh, ne è valsa la pena, sì. Ne è valsa la pena, sì. Aghilao, visto, se tu andavi in avanscoperta ti perdevi questa ombra. E oggettivamente avremmo anche perso, visto che probabilmente in meno lei sarebbe scappata. Quindi, eccola qui. Credo che sia stato questo strumento a causare il tremore. Che cosa sono? Percepisco la stessa cosa del dispositivo all'ingresso. Ha anche una forma simile, forse è un portale per un altro luogo. Devo osservare da vicino. Ti impongo la mia mano. Ah! Ma, scusami, qualcosa sembra diverso su questo piano. Ma mi fai pagare o è gratuito? Giusto per capirci. Questo orologio sembra quello del primo piano. Un oggetto dorato. Che cos'è? Il titolo sulla copertina dice Manuale del Grande Orologio. Per coloro che cercano di ottenere potere maggiore da un'esperienza comune, per attivare il grande orologio è necessaria una quantità precisa di frammenti del crepuscolo. Alla donazione di un'offerta, alla 12ª ora il grande orologio potrà venire usato. E l'osservatore si tenda verso il pendolo, immaginando il destinatario del potere dell'orologio. L'ultimo giorno del mese verifica l'attività. Il documento sembra di 10 anni fa. Le braccia dell'orologio sono già sulle 12. Tanto vale seguire le istruzioni e pensare a uno dei miei compagni. Se hai usato l'oggetto frammento nel tartaro, potrebbe comparire all'ingresso per una dimensione. Ah, quindi se usiamo su qualsiasi cosa un frammento potrebbe apparire. Il grande orologio conferisce un grande incremento di esperienza a un compagno di squadra a tua scelta, anche se puoi scegliere solo alleati che hanno livello più basso di Phoenix, ok? Maggiore la differenza di livello e più grande sarà il bonus. In questo momento quindi è Aegis. Spendendo i frammenti del crepuscolo, l'ingresso riapparirà, quindi non aver paura di usarli. Se però cambi piano, l'ingresso del grande orologio scomparirà, quindi assicurati di usarlo ogni volta che appare. Ma aspetta, questa è la differenza che c'è fra noi o ai i livelli che prende, scusami. Nella prossima porca troia, sì. Non ho capito, aspetta. Ah, però aspetta, forse fa vedere. No, ho sbagliato, io volevo usare l'altro. Ma io ho scelto Aegis, aspetta. Ah, no. Per un secondo vi ho persi tutti, ma poi è come se vi foste teletrasportati qui. Che luogo bizzarro. A cosa pensi che serva quell'orologio? Sembra essere utile. Se sembra essere utile, è meglio approfittarne. Non sembra pericoloso, anzi magari ha un effetto positivo su tutti. Proviamo la prossima volta che apparirà all'ingresso. Pardon, chiedo scusa. Sento che me la caverò particolarmente bene stavolta. Vorrei includermi nel gruppo. Volentieri. Ti stavo aspettando, potresti concedermi un attimo di tempo? Alla luce della tua recente spedizione, una notizia che potrebbe interessarti. Sembra che in questo momento i tuoi legami avranno un effetto benefico unico per la creazione di una nuova persona. Se desideri sfruttare questa opportunità, visita la stanza di velluto. Lo so, sono stato bravo. Quindi, aspetta. Sia Aegis che lei salgono di livello, quindi io posso aumentare
più persone alla volta, ma devo fare attenzione perché potrebbe farci uscire? Non lo so. In ogni caso, andiamo e lasciamo giù Junpei, dai, per adesso. Forse ho sbagliato, non dovevo portare lei, dovevo fare Junpei, però dovevo capire come funzionava. Riprendiamo dal 71. Ok, proviamo un combattimento, scusami, perché io ho fatto sia Aegis che lei, ma non ho capito se me le ha prese entrambe oppure no. Perfetto, vediamo come va. E ci becchiamo anche un bel po' di soldi oppure un bel po' di esperienza. Facciamo esperienza, dai. Sì, sì, ok, quindi c'è la possibilità di farne almeno uno, mai la possibilità di farne anche più di uno. Ottimo, ottimo, ottimo. Però non ho capito se ci ha fatto uscire perché abbiamo scelto Mitsuru che era fuori dalla squadra o perché sei avido, esci fuori. Danni maggiori ai nemici atterrati, vabbè. Beh, comunque guarda che è utilissima sta cosa. È davvero utile. Oh, ma guarda il serpente che fa attacchi di fuoco. Chissà cosa dovremmo fare. Ha paura e se ne va. Proviamo col ghiaccio. Beh, cavolo, comunque la porta dell'orologio è stata... wow, è stata veramente una gran figata. Se ne troviamo altre, dobbiamo ricordarci prima di fare qualcuno in squadra, per sicurezza. E poi se... riusciamo qualcuno fuori dalla squadra. Anche aprire forzieri che magari ci costa uno può essere molto più comodo che aprirne magari uno che ne costa due, perché quello che costa tre è il più raro e ci otteniamo cose che effettivamente ci serve e lo apriamo a prescindere. Ma trovarne uno da uno, possiamo trovare Robetta, che però se ci aumenta la possibilità di trovare l'orologio, schifo non fa. Eccola lì, un'ombra rara. Andiamo a menarla. Ecco qua. Meno male che a volte non si accorge. Forse perché siamo troppo veloci e pam, dritti nel cuore. Colpiamoli tutti nella speranza sempre di un critico. Schifo. Non ci fa. Perfetto. Ombra d'oro andata. Mano arcana. Perfetto. E allora più punti esperienza. Sia mai. Quanto? 6.900. Non male. Oh, Aegis appena arrivata, subito, pam! No, quella porta del tempo, cavolo, è stata fenomenale. È stata veramente fenomenale. E ho trovato anche un equipaggiamento. Fascia vitale 30 HP. Beh, non male. Sei, ho fatto in realtà una cavolata, ora che ci penso. Dovevo andarci domani nel Tartaro, che così domani compravamo nuovi strumenti. Su uno dei prossimi piani c'è un nemico forte, rimettiamoci in sesto. Certo, non penso che avrò grandi difficoltà. Però sarebbe stato giusto giusto un pelo meglio. Avremmo ottenuto almeno un'arma buona per chi aveva un'arma ancora scarsa. Oh, ma guarda un po' chi c'è. Io ti giuro non capisco mai che cosa sono deboli. Però questo fa attacchi di luce magari. Proviamo un'Eia. Vediamo. Perfetto. Dovremmo riuscire anche ad ucciderlo tra l'altro. Sempre controllarlo il nemico, almeno per vedere che mosse fa. Magari sbagli, ma nel caso la prendi giusta, è una mano arcana quasi sicura. Forziere viola, vediamo che cosa c'è dentro. Un gel antibiotico, vabbè, niente eccezionale. Altro forziere stavolta dorato, perfetto, onice. Oh, tutte ste pietruzze, beh, speriamo che ci servano. Mi chiedo, e probabilmente potrebbe essere come penso, se una delle divinazioni future che otterremo dalla tipa sia la possibilità di aumentare la quantità di porte che appaiono. Che cosa otterremo questo giro? Soldi. Ci servono purtroppo, dobbiamo recuperare 40.000 yen che abbiamo donato praticamente. Beh, mica male. Visto, ho detto che mi servivano soldi e il gioco mi ha regalato dei soldi. Perfetto, anche Mitsuru sale di livello. La zona è nostra, vuoi mandare qualcuno? Vai pure, Kiko, trovami qualcosa di buono. Che cosa hai trovato, mio caro amico? Niente eccezionale, va bene, non importa. Però. Quella madonna, quanta gente. Tutti a pugni dobbiamo fare, eh? Akiko, vai tu a gratis, per favore. Oh, roba nuova, però la posso fare tranquillamente, quindi... sto posto è talmente grosso che il Reaper potrebbe anche apparire se non facciamo in fretta. Però esatto, avevo visto due forzieri dorati, non li potevo lasciare certo qua. Mano arcana, qualcosa di buono? Continuiamo coi soldi. Tanto abbiamo le mani d'oro per prendere più punti esperienza. Quindi, forziere dorato numero uno. Speriamo sempre che apra la porta. Zan Ei. Oh, ok, perfetto. Forziere bianco. Porca troia. Mano arcana con altri soldi. E forziere numero 2. Nella speranza che ci apra la porta. Incenso della magia. No, che sfiga. Vabbè, abbiamo già trovato
le scale, saliamo. Ok, primo nemico. Dovrebbe essere di vento, dovrebbe essere debole ovviamente all'elettricità. C'è il teletrasporto? Ok. C'è quasi sempre un modo per avere la meglio. La chiave è mantenere la calma abbastanza a lungo per sfruttare ogni occasione che si presenta. Tenetelo a mente, riposate e preparatevi prima della battaglia. Beh, più che riposarci io vado a salvare. È un avversario forte, assicurati di essere pronto. Andiamo. Tutti pronti? Ci faremo strada con la forza. Se ho ragione dovrebbe essere debole l'elettricità. Se ho torto, beh, continueremo a combattere. In ogni caso, proviamo a iniziare a colpire. Non dirmi che sono deboli al taglio. No, è solo un critico. È solo un critico. Non andiamo più avanti del tempo. Vediamo se c'ho ragione. No, a quanto pare, però non li ho ancora controllati. Sono stato stupido. Sono stato effettivamente stupido. Noi certo non abbiamo cosa fanno, ovvio. Sono forse loro attaccanti di tipo taglio? Maraghi, quindi fanno il fuoco, aia. Fanno gli attacchi di fuoco, però abbiamo un nemico atterrato, il che vuol dire più danni a lui. Sai che ho sbagliato? Avrei dovuto fare la sua modalità furia, che farò adesso, ovviamente. E che palle. Lo so. Allora, calmi un attimo. Se questi fanno gli attacchi di fuoco, proviamo a fare questo. Vediamo se funziona. Bloccano, che sfiga. Le boss fight sono veramente infami sotto questo punto di vista. Però no, ho sbagliato. No, che scemo. Non ho controllato se lo colpiva tutti. Vabbè, almeno uno lo tiriamo giù, dai. E vediamo se fa il danno che penso. Perfetto, debole al ghiaccio. Quindi è ancora il nostro turno. Bufula. Ovviamente solo per fare più danno. E anche per riprenderci un po' la teurgia. E di nuovo, bufula. Mi sa che se non facciamo attenzione qua Mitsuru ci crepa. Quindi appena è il prossimo turno di Sanada, curiamo tutti quanti. Devo mettermi anche una persona di cura però. Perfetto, uno è andato. No, non fare male. È morta Mitsuru. Ok Sanada, è il tuo turno. Oh cavolo, mi ero dimenticato. Lui c'ha solo le abilità singole. E allora devo curare me stesso. Per forza. Devo fare più attenzione a me stesso. Ti chiedo scusa. Mossa sbagliata, fra. Mi spiace. Sai che... No, la teniamo per il prossimo giro. Critico? Ah, ho sperato. Vabbè, non importa. Ma bufulo! Mi dispiace per Mitsuru, però cavolo. Devo andare a sistemare le persone. Devo andare a sistemare un attimo la squadra. Togliamo le persone che non utilizziamo e rimettiamo roba utile. Perfetto. Ottimo colpo. Minchia. Sarebbe stato un bel po' di punti questo, eh. Sarebbe stato un bel po' di punti. Sarebbe stato utile adesso. Nemico sconfitto, in attesa di nuovi ordini. Cosa vorresti fare? Giusto per capirci. Non mi aspettavo una domanda e risposta alla mia domanda. È il cosiddetto metodo socratico? Questo Socrate era per caso un maleducato? Aigi, sei le idee un po' confuse. Dove ho imparato queste cose? Seguo le lezioni quotidiane. L'altro giorno Junpei mi ha insegnato a scrivere gli haiku. Caro Tartaro, nero, cupo Tartaro, quanto sei alto? Ok, Junpei. Dobbiamo rivedere un po' anche la tua di educazione. Quindi, forziere normale. Incenso del potere, ottimo. E incenso. E forziere con la chiave. Arma? Non credo. Sandali leggeri.
sandali leggeri, illusione fisica. Illusione fisica intende quindi tutte e tre o intende... Perché scusami, illusione colpo, illusione da pugno, l'illusione taglio è l'illusione appunto dal taglio, e l'illusione da sparo è quella da sparo, quindi fisica dovrebbe prenderli tutte. Ci portiamo Yukari e direi al prossimo giro lasciamo magari giù Sanada e portiamo giù un Pei. Tu, che cos'hai per me? Sconfiggi un'ombra rara, facile, e 200 forzieri, facile. Uovo prezioso. Perfetto. Trovare un CD e fare 50 fusioni e siamo a 44. Possiamo farlo. Ok, siamo a livello 32 e possiamo fare Oni. Oni non ha debolezze e direi che purtroppo è arrivato il momento di lasciare giù Matador, che è incredibile, però quella debolezza al fuoco purtroppo è un problema ora come ora. Tutti e tre gli auto e per fortuna non è andata male perché questo volevo tenerlo. Io sono Oni, divorerò chiunque oserà sbarrarti la via. Oh, sembra che la finita sociale ti abbia benedetto con ancora più potere. Quanto potere? 36. 5 livelli, non è male. Ancora un paio di livelli e possiamo fondere Magatsu Izanagi per toglierlo. Allora, non voglio buttarlo via perché ormai ce l'abbiamo. Certo, è un po' cheat fonderlo per ottenere qualcosa, però proviamo a prendere la persona più bassa che abbiamo. Ok, livello 32, perfetto. Yakshini. Ok, persona d'attacco fisico, debole al fuoco. Sia mai, no? Io sono Yakshini. Divorerò ognuno dei corrotti e dei malvagi che ti sbarreranno la via. C'è un sacco di persone che vogliono mangiare nel nostro compendium. E possiamo fonderlo con Lilim per avere Eligor, oppure con Berit. Sono un cavallo. Io sono Eligor. Diverrò la tua forza e ti assicurerò un futuro pieno di giorni d'amore e di guerra. Sono un cavallo nero. Qualcosa si trasforma? Potenzia perforazione, perfetto, non male, supporto medico. Yes, questa è Victory Cry nerfato. A fine battaglia 8% di SP e HP, subito. Supporto medico, hai voglia. Posso creare Oni in qualche modo con Eligor? Posso farlo con Sati. Allora, calmi un attimo, facciamo due passi indietro. Proviamo a fare un po' di fusioni in modo tale poi da... Vediamo cosa esce fuori, magari abbiamo anche culo. Ci esce fuori un incidente di fusione. Sai che fa abbastanza strano vedere che un robot del genere abbia come mossa danza sexy? Allora, dobbiamo arrivare da Legione a fonderlo insieme a Eligor per avere Oni. Ok, Eligor e Berit fanno Gembu. Così ci portiamo anche supporto medico. Il mio nome è Gembu. La mia saggezza che sa prevedere i lieti futuri ora ti servirà. Ti immagini se adesso sfanculiamo tutto proprio nel momento in cui dobbiamo fare Legione e Gembu assieme? Dobbiamo portarci 4 abilità e abbiamo supporto medico e i tre auto. Perfetto. Quindi supporto medico, auto e auto. Perfetta, la persona migliore che possiamo avere per ora. A saperlo lo facevo già da prima, però guarda. Meglio così. Oh, che succede? Il numero delle persone ottenute continua a crescere. Le persone rappresentano il cuore dell'anima di qualcuno. La loro forza riflette l'impegno con cui cerchiamo di migliorarci ogni giorno. È un piacere assistere alla tua incredibile crescita. Oh, che cosa abbiamo? Potenzia debolezza. Aumenta il danno colpendo le debolezze di un nemico. Oh oh. Le caratteristiche del leader. Le caratteristiche di Phoenix vengono potenziate in base alla percentuale del... figo. Queste caratteristiche sono abilità uniche che si attivano automaticamente in combattimento. Altre informazioni riguardo... Perfetto. Dunque, quante persone abbiamo fatto? 50. Perfetto. Però salvasti ora come ora ci sarebbe utile. Speriamo in un errore di fusione o qualcosa. No, peccato. Mi chiamo Sarasvati. Ascolta il mio canto che invoca il potere del cuore. D'ora in poi sarò al tuo fianco. L'importante è che mi apprendi qualcosa per curare. Sia mai che ci serva, non ha preso nulla. Peccato. Possiamo fare Virtù. Debole solo all'oscurità. Va bene, facciamolo. Io sono Virtù. Il potere della mia luce splendente ti proteggerà dal pericolo. A che livello arrivi? 37, non male. Potenzia luce. Oh, finalmente iniziamo ad avere roba buona. E andiamo avanti. Già noi siamo a corto di SP ora. Però grazie all'abilità che abbiamo appena sbloccato, secondo me, iniziamo a recuperare piano piano. Zionga. Beh, iniziamo a recuperare roba buona, eh. Mano arcana ottenuta, perfetto. Bufula. Beh,
Iniziamo a prendere carte già un po' meglio di quelle che abbiamo. Quindi 73%. Ottimo. Se continuiamo a combattere semplicemente con gli attacchi base, possiamo recuperare piano piano grandi quantità. Gli HP, ok, si possono recuperare in qualsiasi momento anche con gli oggetti. Gli SP già, guarda che è un'ottima cosa. Se avessimo avuto il culo assoluto di ottenere anche l'evoluzione di quella abilità in farla diventare Victory Cry, ora come ora eravamo... Beh, potrei prenderla, però... Se abbiamo soldi e esperienza, tanto vale puntare a quelli. Forziere dorato Onice, ottimo. La signora sarà molto contenta di tutte le pietruzze che gli portiamo. Quanto mancherà alla fine di questa sezione? Cosa sta succedendo? È diverso dagli altri segnali che ho ricevuto. È velato. Non sembra un'ombra, è più grande ed è simile a un muro. Osserviamo da vicino. Beh, la fortuna aiuta gli audaci, giusto? E poi non siamo giunti fin qui, evitando gli scontri. Ok, allora, a giudicare dal segnale non siete molto lontani. Muri nascosti? Dark Soul insegna? Eccola. Oh. Beh, segreto mica tanto. Questa è una porta, puoi avvicinarti un po' di più per favore? Quindi sono queste le porte che diceva. E io pensavo che era l'altra invece. I segnali misteriosi sembrano provenire da questa porta. Che sia la porta in cui parlava Elizabeth, dovrei dare un'occhiata. Rilevo inoltre delle ombre oltre la porta. Se hai intenzione di entrarci, procedi con cautela. Ci coprirai le spalle? Ok, vai avanti ed apri la porta. D'accordo. Apriti. Questo posto è distorto rispetto all'altro. Questo sembra diverso rispetto al fuori. L'atmosfera è instabile e le pareti sembrano incresparsi. I miei poteri non funzionano al meglio qui. Almeno si capisce che non è un'area molto grande, ma fate attenzione. Quindi, esatto, la mappa non si vede. Immagino che l'ombra sarà forte. Sarà una mini boss fight, però ci ricompenserà, almeno spero. E giusto per stare tranquilli. Ecco fatto. Allora, rilevo un'ombra più avanti. Sembra anche molto potente. Sembra che non ci resti altra scelta che combattere se vogliamo proseguire. D'accordo. Bida. Venite. Un segnale potente, come previsto. Darò il massimo. Abbiamo la teurgia mica per nulla. Allora, bella, dacci un po' di potere. Non si sa mai. Perfetto, questo è buono, questo è buono. La teurgia nostra io direi di tenercela da parte per ora, quindi... ok, i danni sono normali. Porca miseria, tutti avvelenati. Vabbè, e allora che siamo con... No, è vero, non possiamo usarla mentre siamo... Oh, porca miseria. Brutto stronzo. E allora... ti colpisco con tutto quello che ho. Porca miseria. No, Patra non con... Oh, porca miseria, Patra non aggiusta il veleno. A parte, come fa a essere avvelenata Aegis in tutto questo, cioè? È una domanda stupida, però. Teurgia, modalità furia. Vediamo com'è. Bello. Boia, che colpo. Ma mi piace un sacco che ha sto effetto di luce che sembrano delle ali. Bellissima, grande. E niente, diamo anche cura veleno ad Akiko. Lo so. Che così. Ma Eika! Ah, che male. Meno male che non ci ha fatto danno a tutti. Cioè, nel senso, non ci ha fatto troppo male. Vediamo. Uccidiamo? No, però ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Dai, ancora un colpo. Ah, va proprio in autonomia. Cioè, ce l'aveva detto, però cavolo. Pensavo almeno potevo scegliere che cosa fare. Quindi, esperienza o soldi? Prenderei l'esperienza, visto che era un'ombra forte. Quanto prendiamo? Beh, mica male, dai. Poteva andare peggio. Tu cosa prendi? Potenza elettricità. Grande. Che folgorazione, in realtà... qualcosa ha ribollito in me più del solito durante la battaglia. In che senso? Non percepisco altri nemici nei dintorni. C'è un forziere più avanti. Chissà se quell'ombra stava sorvegliando questo. Non credo di averne mai visto uno così prima d'ora. Diamo un'occhiata. Effettivamente, sembra una roba militare.
Materiale generico. Sembra essere quello che ti ha dato il presidente, vero Starkun? A quanto pare è di una rarità unica. Mi sorprende che si trovi in un posto del genere. Forse l'antiquario saprà creare qualcosa. E con quello d'oro? Malachite, va bene. Sembra che non ci sia nulla da vedere qui. Ottimo lavoro. Credo che sia un buon momento per andare via. Esci dalla porta, per favore. Ok, usciamo. Quindi la porta ora scompare? Sì. Addirittura, che è successo? Cos'è stato? È come se l'energia di quella porta abbia attraversato l'intero piano. Oh, riesco a vedere l'aspetto del piano. Ora mi è più facile guidarti. Le porte della monade. A volte nel Tartaro appare la porta della monade. Sconfiggendo il nemico speciale al suo interno, si attiva una mano arcana speciale durante la quale gli arcani maggiori compaiono con maggiore frequenza. Sì, buonanotte. Sconfiggendo il nemico al suo interno, una volta fuori dalla porta viene rivelato l'aspetto del piano attuale di quello subito sopra. Perfetto. La porta del monade è un marchingegno instabile. Quando ne appare una, questa perde il proprio potere appena si sposti in un altro piano, anche tornando nello stesso giorno con un teletrasporto. Puoi tornare qui, per favore? Vorrei passare in rassegna cosa sappiamo su quella porta. Per favore, sembra esserci un teletrasporto nelle vicinanze. D'accordo. Grazie, aspetterò all'entrata. Io intanto prima vado a prendermi il forziere. Mi spiace interrompere così presto l'esplorazione, tornate per adesso. D'accordo. D'accordo, ti aspetto qui. Ehi, t'a posto? Fu che gli altri discutono di quella porta di prima. Phoenix, posso parlarti un momento? A quanto pare ha affrontato la minaccia oltre quella porta. Una porta collegata al tunnel creato all'interno del Tartaro. Forse un nome appropriato potrebbe essere la porta della monade. Le ombre che si riuniscono oltre quella porta si rivelano un mezzo pericoloso per accelerare la tua crescita. Devo sapere come te la sei cavata. I nemici ti hanno offerto una degna sfida? Sono caduti facilmente, in realtà. Eccellente, mi fa piacere sentirlo. Credo che sfidare i nemici più ostici fungerà da scorciatoia per il tuo sviluppo. Cambiando discorso, ho rivelato una specie di struttura al 90° piano, emana un'energia che non dissimile da quella porta che hai varcato. Le dimensioni della struttura somigliano a quelle del tunnel, lo si potrebbe chiamare passaggio monade. Entrare in questo passaggio potrebbe fornirti un'altra occasione di metterti alla prova. Per il momento registrerò questa indagine come richiesta personale. Va bene. Ho ricevuto una nuova richiesta. Non vedo l'ora di osservare i tuoi costanti progressi. La porta della monade è anche un passaggio. Il Tartaro non cesserà mai di essere misterioso per me. Quella porta sembra condurre a un percorso secondario del Tartaro. In sostanza, se punti ad arrivare in cima, prendere quella strada risulterebbe in una deviazione. Tuttavia, seguendola, credo che potresti trovare qualcosa di molto utile all'esplorazione. In base alla tua preparazione, oltrepassare questa porta potrebbe essere una buona idea. D'accordo.